Apertura ufficiale per il Monaco Solar Boat Challenge organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con l'Unione Internazionale Motonautica. Si tratta infatti del primo e unico concorso al mondo per barche ad energia solare, viste navigare in mare aperto. Le barche a confronto in questi giorni a Monte Carlo sono state progettate e in più anche vengono timonate da gruppi di studenti provenienti da università internazionali. Quest'anno lo Yacht Club de Monaco ospita 15 squadre provenienti da Belgio, Ungheria, Germania, Polonia, Monaco e in modo particolare dall'Olanda. Ed è proprio da questo paese che vengono, tra gli altri, quelli che sono rispettivamente i team campione del mondo 2016 e vice campione in Coppa del Mondo. Evento che si tiene in Olanda all'inizio di questo mese su iniziativa di Dutch Solar Challenge. Nel primo giorno del Monaco Solar Boat Challenge, la banchina di fronte allo Yacht Club brulica di giovani ingegneri impegnati ad armeggiare sulle loro barche in vista delle prime gare che inizieranno il giorno successivo. Tutti sono pronti a competere sui loro prototipi che intanto lungo la banchina del Quo Luise II attirano molta attenzione da parte di passanti e visitatori, i quali hanno anche la possibilità di gustare alcune specialità culinarie preparate in forni ad energia solare. Con questo evento lo Yacht Club de Monaco vuole promuovere l'energia solare al grande pubblico e incoraggiare così anche una nuova generazione di ingegneri che possano progettare e costruire le barche di domani. Nel Principato si ricorda ancora che poco più di un secolo fa altri pionieri vennero proprio a Monaco per presentare i loro più recenti sviluppi tecnologici nei motori a combustione per le imbarcazioni a motore. Oggi quella tradizione continua.